Giovanni Potenza, slow del Pescara, un 2018 che si sta chiudendo, ultima trasferta in quel di Salerno, cosa dice la determinazione dell'ONMS? Beh, quello che dice è che sicuramente sarà una partita a rischio, e tant'è che l'osservatorio ha inteso introdurre delle prescrizioni per i nostri tifosi, però sono prescrizioni molto lievi, nel senso che c'è l'obbligatorietà dell'utilizzo del settore ospiti, l'incedibilità del titolo e l'obbligo per i residenti Pescara e provincia di acquistare biglietti solo per il settore ospiti, il che vuol dire che c'è la chiusura della vendita dei biglietti alle 19 del giorno prima, quindi il 26 alle 19 si chiuderà la vendita dei tagliandi per i nostri tifosi che vorranno andare a Salerno. Facciamo magari una domanda che può sembrare sciocca: chi invece è abruzzese ma non residente nella provincia di Pescara dove può acquistare? La determinazione è chiara, l'obbligo del settore ospiti è per i tifosi di Pescara e provincia, che vuol dire che qui tutti gli altri tifosi del Pescara che non sono residenti a Pescara e provincia potranno acquistare biglietti anche per altri settori. Questo è un aspetto, però diciamoci la verità, i tifosi del Pescara hanno piacere a stare tutti insieme, quindi andranno tutti chiaramente nel settore ospiti, perché è giusto così, avere i nostri sostenitori in giro per lo stadio non è neanche da un punto di vista della concentrazione, del tifo, del sostegno idoneo, quindi è una prescrizione che tutto sommato peraltro è già insita nelle trasferte dei nostri tifosi, perché è normale che i nostri sostenitori, anche per gare per le quali non esistono dei vincoli, vanno comunque sempre nel settore dedicato alla tifoseria ospite. Come la location ci suggerisce, siamo a Natale, quindi un anno che si chiude il 2018, un bilancio di Giovanni Potenza come slow del Pescara? Beh, diciamo che si chiude un anno di mia attività come slow del Pescara e devo dire che è stato un anno di presa d'atto più che altro, perché io vengo da un mondo completamente diverso, quindi ho approcciato il mondo del calcio con quelle che erano le mie competenze pregresse e sto ancora imparando molto di questo mondo. Devo dire che comunque i nostri sostenitori dimostrano gara dopo gara una maturità molto molto importante, e anche paragonandoli a tifoserie di altre città devo dire che c'è un tifo caldo, un sostegno caldo, rispettando le regole del comportamento ottimale. Abbiamo visto nel nostro stadio a Pescara anche tifoserie ospiti che hanno diciamo che si sono comportate in maniera veramente negativa, per non dire peggio, quindi i nostri tifosi sicuramente caldi, sicuramente passionali, ma hanno comunque si sono comunque contraddistinti per un tifo positivo e un tifo caldo verso i nostri colori. Per un anno che si chiude, un altro se ne apre, quali sono i progetti in itinere? Beh, i progetti innanzitutto, al di là dell'aspetto da slow che mi contraddistingue, devo dire che stiamo iniziando a portare il calcio nelle scuole, il calcio però non l'aspetto tecnico ma l'aspetto più sociale, cioè il calcio come fair play, il calcio come inclusione, il calcio come rispetto delle regole, con dei progetti come quello del calcio alle ore di lezione che stiamo iniziando a proporre e introdurre nelle scuole, e anche incontri a partire dalla scuola calcio per poter instillare nei giovanissimi che si confrontano con questo gioco bellissimo le regole per un'educazione sportiva che deve iniziare dalle basi, assolutamente, per creare un concetto di sportività che non deve essere una diminuzione della passione del tifo, ma deve essere una consapevolezza e un'educazione allo sport che completa il sostenitore della Delfino Pescara. Un Pescara che quindi, per chiudere telegraficamente, a piccoli passi sta cercando di avvicinarsi e appunto scrollarsi dalle alte sfere per andare incontro anche ai più piccoli. Assolutamente, noi dobbiamo occuparci a 360 gradi di quella che è la crescita della società. E chiaramente per quanto riguarda l'educazione allo sport, ripeto, la capacità, lo stile che noi vorremmo per i nostri sostenitori e i nostri calciatori, incominciamo appunto a piccoli passi, ma dalla base, per andare verso l'alto.